considerando la sua giovanissima età. Lui è un giocatore che gioca con una capacità di concentrazione, con una, soprattutto con una capacità di scegliere la cosa giusta al momento giusto, che è tipica di giocatori che hanno molti più anni di lui. In genere, perdendo in atletismo, acquisti in esperienza. Questo è un giocatore che ha le gambe di un ventenne e l'esperienza di un trentenne. Mettetelo insieme, il prossimo destinazione NBA. Ed eccoli i due quintetti che gli allenatori Michel Gomez e Mike D'Antoni hanno deciso di mandare in campo. Ricordi, qui vediamo anche i due arbitri. Ricordiamo che tra l'altro Michel Gomez è un po' l'autore del miracolo Portes, ha vinto due titoli francesi con il Portes, ne ha vinti tre addirittura con il Limoges, altra squadra che ha contribuito a portare agli onori della cronaca. Abbiamo parlato, intanto è bellissima la coreografia che la tifoseria trevigiana ha organizzato per questa partita, anche qualche bandiera turca per prendere in giro i tifosi greci, che hanno una caratteristica: sono quasi tutti arrivati, saranno una cinquantina, sono quasi tutti arrivati dalla Baviera, perché la maggior parte degli emigrati greci vive in Germania, vive in Baviera. Bisogna anche ricordare che il PAOK è una squadra molto popolare in Grecia, ma anche fuori, è un po' come la Fortitudo di Bologna in quanto a importanza, in quanto a diffusione e tifo anche all'estero. Continua lo sventolio di bandiere, abbiamo detto Francesco la difesa delle Benetton, parliamo dell'attacco. D'Antoni vuole qualche contropiede in più, qualche transizione, qualche tiro da tre in transizione in più. Io credo che questa sarà una partita che non si risolverà rapidamente. Ricordiamoci, la Benetton parte da -7, deve imporre il suo gioco, che è fatto di un passing game molto equilibrato. Penetra e scarica per il tiro degli esterni e appoggiare la palla sotto, cosa che all'andata è andata benissimo, soprattutto sul serbo Rebraccia, ma credo che la partita la facciano la difesa, la capacità di scegliere i ritmi dei guai, e quindi, come abbiamo detto in presentazione, passa dalla testa e dalle mani di Davide Bonora, che dovrà vedersela anche con una simpatica calagna come Scott Skyle, che fisicamente è una persona normalissima, tecnicamente è un giocatore normale. Se ha giocato nell'NBA, qualche cosa in più degli altri va a avere, sicuramente la cattiveria e il gran cuore, probabilmente ce n'ha due al posto di uno. Il PAOK di Salonicco sin qui in Coppa Korać non ha ancora perso una partita, e lo state vedendo nei risultati proprio della squadra ellenica, non ha mai perso, ha rischiato sicuramente a Salonicco di perdere contro la Benetton una settimana fa. Ricordiamo 7 i punti di vantaggio per gli uomini in maglia verde in quella partita, alla fine dei primi 20 minuti e quindi del primo tempo, poi qualche ingenuità nel finale, quella ingenuità che proprio D'Antoni non vuole si ripetano stasera. Ha più volte detto in questi giorni: dobbiamo correre, dobbiamo alzare il ritmo, ma non dobbiamo farci prendere dalla fretta, e se alla fine del primo tempo avremmo già recuperato quei 7 punti, bene, è il momento di considerare uno 0-0 e di continuare nel secondo tempo a giocare con la stessa intensità. E a proposito di Scott Skyle, ricordiamo che questo signore, che ha giocato 10 anni nell'NBA, molti problemi per lui, addirittura si parla anche di problemi di droga, 5 anni a Orlando, poi nel suo curriculum anche i Pacers, l'Indiana Pacers, i Milwaukee Bucks e poi Washington Bullets, i Philadelphia 76ers, ed è il record, il detentore del record di assist in una sola partita nell'NBA nel 1990. Ha distribuito ben 30 assist. Qui abbiamo visto anche le cifre dell'andata: Benetton ha avuto più palloni a disposizione nonostante abbia preso molti rimbalzi in meno, ma ha recuperato moltissimi palloni, cosa nella quale Francesco sappiamo essere specialista. Sì, Treviso ha colmato il gap a rimbalzo, che sicuramente ha nelle possibilità di colmarlo anche direttamente proprio sotto i tabelloni, con uno splendido differenziale tra palle perse e recuperate, caratteristica che la contraddistingue la squadra di D'Antoni anche e soprattutto in campionato. Io sono pronto a vedere una grande partita, ripeto, il fatto di non avere esami, di essere un esame senza appelli, ci dà l'impressione anche che i giocatori giocheranno fino alla fine senza calcoli, non ci sono scuse da accappare, si gioca, chi vince passa il turno. Credo che il PAOK sia venuto qui non per controllare i 7 punti di vantaggio, ma per fare la partita e vincere. E si sta per cominciare a Treviso, Benetton Treviso, PAOK Salonicco, la palla 2 vinta da Iannullis su Jelko Rebraccia, e quindi il primo attacco è per gli uomini di coach Gomez, con Scott Skiles che imposta sul lato sinistro dell'attacco di Salonicco, Davide Bonora su di lui, Rebraccia su Iannullis, compito molto importante, lo scarico per Balogiannis e poi Stojakovic. Questa è una situazione che D'Antoni ha preparato, Stojakovic spalle a canestro, verrà sempre raddoppiato, è Mike Bonner che prende l'iniziativa di un tiro dalla media distanza e poi Predrag Stojakovic fa subito vedere
di che Pasta è fatto. Primo tiro della partita, primo rimbalzo offensivo per Predrag Stojakovic. Bisogna stare attenti perché i giocatori greci sono capaci di andare a rimbalzo anche partendo da lontano. Qui comunque Harry Williams ci fa capire che partita sarà. Secondo me molte penetrazioni e gioco secondo la Benettone ad alto ritmo. Prima opzione per D'Antoni sarà quella del contropiede, ma poi attenzione a questo signore Anthony Bonner, uno contro uno su Glenn Segunda, perde il pallone perché viene chiuso anche molto bene il contropiede della Benetton. Pittis per Segunda ed è 4-2 per la squadra di casa, e adesso Skiles ancora si occupa di portare avanti il pallone. Abbiamo visto subito le due soluzioni che Mike D'Antoni vuole vedere questa sera, penetrazione e contropiede. Il primo fallo della partita è di Glenn Segunda sulla penetrazione di Skiles. Eh sì, praticamente il gioco di Gomez si è impostato da Skiles, che o serve degli esterni soprattutto per cercare di liberare al tiro Stojakovic oppure gioca a due con Bonner. La difesa della Benetton, come ha fatto in questo frangente, si deve chiudere e poi partire in contropiede. Oltre a Bonora e a Williams anche Pittis può condurre il contropiede, corre molto bene il campo Segunda che è rapido per essere il secondo lungo. Credo che questa sarà una chiave, anche partire sui recuperi per andare a fare canestri facili. A segno il primo tiro libero di Scott Skiles, che mette anche il secondo. D'altronde lui in Coppa Korać ha una discreta media di tiri liberi, l'83,8%, quindi tiratore veramente molto molto pericoloso. Williams esce da un blocco, il suo tiro da tre a bersaglio, Harry Williams. Siamo sul 7-4 per la Benetton Treviso, giocati un minuto e mezzo del primo tempo del ritorno fra Benetton e PAOK di Salonico. Ancora Skiles che lavora contro Davide Bonora, che chiama l'aiuto di Jelko Rebrac, Anthony Bonner, sul quale è finito nel gioco dei è finito Glenn Segunda. Bonner si libera molto bene ma poi è recuperato dallo stesso Segunda. Balogiannis, Bonner cerca un tiro da tre, non è il suo tiro, cerca un tiro da fuori, non è proprio il suo tiro. Bonora conduce la transizione della Benetton, va fino in fondo, appoggia al tabellone, la palla esce, bravo Segunda il suo rimbalzo, poi la palla ancora per Jelko Rebrac che viene stoppato fallosamente secondo gli arbitri, quindi due tiri liberi per Jelko Rebrac. Se il PAOK continua a scegliere questi tiri da fuori di Bonner va benissimo per D'Antoni e per la sua squadra. Il biglietto di presentazione di Williams dopo la penetrazione è stato il tiro a tre punti. Dall'altra parte Bonner continua a scegliere male, non è la sua migliore scelta quella di tirare da 4 metri al tabellone, soprattutto non c'è l'impatto a rimbalzo offensivo facile per il Benetton partire in contropiede. Abbiamo visto come corrono bene i lunghi, che sono andati per due volte consecutivi a rimbalzo conquistando due tiri liberi con Rebrac. È molto importante cercare di giocare sempre a difesa non schierata per il Treviso. E abbiamo visto un fatto insolito, un doppio errore di Rebrac dalla lunetta, anche per lui in Korać una notevole media, l'80% dalla linea della carità come la chiamano in America. Ancora l'attacco del PAOK di Salonico, guidato questa volta da Predrag Stojakovic, o Kinis se preferite il suo nome da greco naturalizzato. Scott Skiles lavora contro Bonora, si gira, si arresta, è bravo Bonora comunque a tenere la posizione, a disturbare il tiro del giocatore americano di 33 anni. E poi Harry Williams, non c'è il contropiede, è lui che si incarica di aprire la difesa Benetton, va a canestro ma l'arbitro ha già annullato, c'è un fallo sul primo passo di Harry Highfly Williams. Brutta notizia per Balogiannis, che si occupa come è l'andata della marcatura di Williams. Credo che sarà una serataccia per lui se Harry continuerà con questa veemenza a attaccare il canestro ogni volta che la palla lo punta. Probabilmente ci saranno problemi di falli per coach Gomez, questa può essere un'altra chiave. Panchina corta della squadra ellenica, quindi se dovessero raggiungere falli presto i titolari sarebbe un problema per il coach francese sostituirli con la stessa efficacia dei titolari. Qui difende bene però Balogiannis, la transizione della PAOK Salonico finisce con un tiro per Stojakovic che sbaglia. E allora è ancora la Benetton che attacca il canestro, è bravissimo Davide Bonora in una delle sue consuete penetrazioni, poi però viene disturbato da Iannulis ed è il contropiede del PAOK chiuso da Balogiannis con un morbido lay-up, e quindi punteggio di 7-6 per la Benetton Treviso, giocati 3 minuti e 15 secondi di questo primo tempo. Ancora Davide Bonora si occupa di organizzare il gioco della sua squadra, Riccardo Pittis, e ha già dato un saggio della sua abilità difensiva, le mani forse più veloci del campionato in difesa. Jelko Rebrac, il suo uno contro uno, è sfortunato, un altro rimbalzo per Anthony Bonner e Scott Skiles, subito per Stojakovic, finta il tiro da tre, Riccardo Pittis, compito difficilissimo, però perde il pallone Stojakovic, è bravo poi Segunda a recuperarlo senza fallo, chiede però il contatto Michel Gomez, e qui ancora un errore della Benetton che sta sbagliando, però sta prendendo buoni tiri.
Sì, sprecato il contropiede, qui abbiamo visto come anche il Pau cambi giocare in contropiede, splendido passaggio schiacciato a terra di Skiles per Giannulis, che prima aveva fatto una gran stoppata sulla penetrazione di Bonora, adesso ha fatto vedere come è capace di andare in transizione offensiva. Anche il Pau ama giocare in contropiede, credo che queste squadre esprimono il loro miglior livello di gioco proprio in campo aperto. E attenzione, perché nelle parole di Michel Gomez il Pau che è venuto a Treviso per vincere, ma Glenn Segunda porta in vantaggio la squadra di Treviso, 10-8 per gli uomini di Mike D'Antoni. Glenn Segunda è un altro uomo importantissimo, forse una sua forzatura alla fine. Attenzione a questo bel gioco a due fra Giannulis e Bonner, che viene chiuso dall'ex giocatore della Buckler Bologna l'anno scorso, 12 partite nella Lega Italiana per Anthony Bonner, viene chiuso con una schiacciata. E dicevamo, Gomez è venuto a Treviso, vuole vincere, non si fida dei 7 punti di vantaggio accumulati a Salonicco. Sì, dopo un momento di difficoltà soprattutto all'inizio del PAOK, mi sembra che la squadra allenata da Gomez si sia ripresa, abbia selezionato meglio i tiri, riesce a trovare buoni scarichi, molto bene Giannulis soprattutto nella posizione di post alto in attacco, mentre continua Segunda a bombardare dalla media a lunga distanza. Dicevo di Giannulis, quando gioca in alto libera l'aria per i flash di Bonner e per le penetrazioni di sia di Skiles che di Kinis, ma attenzione perché questo Giannulis è veramente un bel giocatore. E però il PAOK dovrà fare attenzione anche a Glenn Segunda, molto reattivo, molto bravo. Attenzione, Scott Skiles contro Bonora, Bonora che lavora fortissimo. Anthony Bonner contro Segunda, lo vogliono lasciare isolato, non c'è possibilità di un passaggio ed è bravissimo poi Jelko Rebrača a aiutare il suo compagno di squadra irlandese che viene dagli Stati Uniti, Penn State, la sua università, lo aiuta e recuperano un pallone, anche se poi sarà la rimessa del Pau. Sì, abbiamo visto come quando Bonner parte in avvicinamento al canestro nessuno raddoppia. D'Antoni vuole un tiro di Bonner, soprattutto vuole metterlo in condizioni di dover chiudere il palleggio e quindi di trovare una soluzione che non è adattissima a lui. Lui gioca meglio in contropiede o tirando molto da vicino, non è un grande giocatore offensivo uscendo dal raggio dei 4 metri. Molto bene invece in contropiede, come abbiamo visto partono i raddoppi solamente su Stojakovic vicino a canestro, il resto Bonner non deve essere raddoppiato, tantomeno Giannulis. Non so che cosa stia succedendo al campo. C'è un problema con il tabellone, evidentemente Gomez chiede al tavolo più secondi a disposizione della sua squadra per chiudere questa azione. C'è un mini time out improvvisato dai giocatori del PAOK di Salonicco che si sono tutti riuniti intorno al loro coach. Evidentemente si sta risolvendo il problema sul tabellone dei 30 secondi, l'arbitro lo sta facendo portare. Adesso aspettiamo di vedere quanti secondi mancano secondo la coppia arbitrale per la fine di questa azione. Sono 3 i secondi e a disposizione il PAOK di Salonicco con la rimessa di Anthony Bonner per Stojakovic, cade Pittis, Stojakovic va al tiro, lo sbaglia ma il rimbalzo è lungo ed è controllato dal più piccolo in campo, Scott Skiles, che poi prova un semigancio in uno contro uno contro Bonora. Non è una buona scelta di tiro e infatti il pallone finisce poi nelle mani della Benetton. Non riesce a trovare la via del canestro Stojakovic, secondo errore oltre la linea del giocatore serbo, che probabilmente vedremo anche in nazionale serba. Pensate che nazionale con Danilovic, Djordjevic, eventualmente Stojakovic o Bodiroga, Savic e Divac. Auguri a chi ci gioca contro. E intanto continua Henry Williams, inutile si disperi Balogiannis, mi sa che stasera avrà veramente brutte carte da pelare. 15-10 il punteggio, 13-48 sul tabellone da giocare per chiudere il primo tempo a favore della Benetton. È bravissimo Riccardo Pittis, disturba Stojakovic che fino adesso non è ancora entrato in partita. Buon per la Benetton, può darsi che in questo caso la giovane età di Stojakovic possa impedirgli di entrare in partita nel momento che conta e quindi possa aiutare Riccardo Pittis nel suo lavoro difensivo. Fino adesso un Pittis molto bravo ed è uno straordinario Henry Williams che taglia ancora in due la difesa del PAOK di Salonicco. 17-10, time out al Palaverde. Ma dopo il time out Jerry De Rosa. D'Antoni ha detto i suoi di continuare a giocare in questo modo, di non mollare adesso che si potrebbe realizzare il break decisivo. Ha detto poi a Glenn Segunda di stare attento di seguire i tiri rimbalzi perché Bonner tende ad andare via presto per andare in contropiede, quindi ci sono possibilità di rimbalzi offensivi.
E qui Scott Skiles invece va a trovare un fallo di Željko Rebrac, che deve fare molta attenzione a queste penetrazioni. È sfuggito Skiles a buon'ora, il fallo di Rebrac, attenzione, potrebbe essere una chiave. Sì, deve stare attento soprattutto sulle penetrazioni di questo giocatore che è sopravvissuto alla dura legge dell'NBA usando veramente il gran cuore e il cervello. Abbiamo visto come si è guadagnato due tiri liberi, lui molto spesso quando va in penetrazione punta il lungo che va in aiuto, si disinteressa un po' del tiro ma cerca il contatto per guadagnare dei falli. Bisogna che Rebrac ogni tanto magari lo finti, faccia finta di andare a intervenire e invece non salti oppure si sposti, non deve dare contatto perché Skiles è bravo sia a appoggiarsi che soprattutto a trovare falli. E in questo caso ha trovato un pallone che ha camminato sul ferro e poi è entrato, quindi 17-12 Rebrac, uno contro uno, e questo serve moltissimo alla Benetton per il morale, ma serve soprattutto per portarsi ancora a più 7, ovvero in assoluta parità sin qui nel computo dei punti realizzati fra Salonicco e il Palaverde, dove si sono giocati 7 minuti e 15 secondi sempre nel primo tempo. Iannulis fino adesso abbastanza non molto pericoloso, ma questo signore è pericolosissimo, Scott Skiles, una bomba da tre. Bisogna stare attenti perché poi è un giocatore che secondo me può anche caricarsi se le cose gli vanno bene. Credo che il morale giochi una parte importantissima del suo rendimento. Intanto in attacco Treviso sta facendo la partita con Williams e Secunda, i primi due canestri, quindi due punti di Rebrac, sono arrivati dopo 10 di Williams con nessun errore al tiro e un ottimi 7 punti di Secunda. E qui ancora una rimessa in zona d'attacco per la Benetton Treviso dopo la penetrazione di Harry Williams. Riceve buon'ora, gioca contro Skiles, cerca il suo centro Rebrac che però forse è disattento. Qui il pallone finisce toccato per ultimo da Predrag Stojakovic Kinis e quindi sarà ancora la Benetton Treviso a rimetterlo in gioco. Uno Stojakovic forse neanche cercato benissimo dai compagni questa sera, certo lui non è ancora in partita. No, non è entrato ancora in partita, mentre è entrato in partita chiamato dalla panchina da Mike D'Antoni Andrea Nicolai. All'andata solo uno su 4 da 3 punti, bisogna che dia un maggior contributo in attacco, non solo da 3 punti ma in penetrazioni, e adesso si deve anche occupare di Stojakovic, quindi Andrea ne ha piene le mani dei compiti per stasera. Eccolo qua, la prima difesa contro Stojakovic, buono l'aiuto dei suoi compagni di squadra, poi si finisce con un fallo di Riccardo Pittis sanzionato dagli arbitri. E qui intanto vediamo l'azione di prima, Scott Skiles è anche bravo ed è anche bello a vedersi tirare, purtroppo fa male. È un giocatore che comunque è il termometro dell'attacco e probabilmente di tutta la squadra greca, grande carattere, gestisce gli attacchi, gestisce le soluzioni, le scelte. Poco ci ha fatto vedere Stojakovic, poco anche Iannulis. Bonner è la prima volta che colpisce da quella distanza, ma credo che D'Antoni possa sopportare canestri di questo tipo. Anche perché c'era stato comunque l'aiuto su Anthony Bonner di Željko Rebrac, che era andato proprio a supportare nella marcatura Riccardo Pittis. Rebrac gioca contro Iannulis e qui forse Iannulis scopriamo che è un grande attore. Vediamo il contatto. Sono in movimento tutti e due, probabilmente un fischio un po' fiscale da parte dell'arbitro. Sfondamento comunque di Željko Rebrac, chiamato in panchina da Mike D'Antoni. Sono già due i falli del centro di Belgrado. Al suo posto Dennis Marconato. Sì, probabilmente poteva lasciar correre l'arbitro, ma l'ha fatto vedere molto bene Iannulis. Rebrac già al secondo fallo, brutte notizie, ma D'Antoni ha molto figlio della sua panchina, credo che utilizzerà a lungo i giocatori anche provenienti dalla panchina. Sicuramente più di quanto non ne abbia Iannulis, che non ha molta panchina. Iannulis fa una brutta cosa, qui si lamenta con gli arbitri perché a sua detta avrebbe ricevuto un po' di botte, niente, non viene fischiato nulla da parte degli arbitri, si ricomincia con la Benetton in attacco, Harry Williams punta Anthony Bonner che evidentemente ha il compito di limitargli la visuale, poi Bonner è uno dei giocatori più versatili nella difesa dell'intero panorama europeo, può difendere veramente dal playmaker al pivot e questa potrebbe essere una buona scelta di Michel Gomez. Sì, Bonner è un ottimo difensore, D'Antoni ha scelto il quintetto piccolo con Pittis numero 4 per aumentare la pericolosità offensiva, ma soprattutto adesso c'è tanta rotazione dell'allenatore italo-americano che vuole mantenere alta l'intensità e quindi utilizza a lungo giocatori anche provenienti dalla panchina. Credo, ripeto, che la forza della Benetton si fa preferire da questo punto di vista al PAOK, che è proprio la profondità della panchina. Una penetrazione di Nicolai che poi si ferma, si gioca un po' di mezza ruota e poi
si finisce, la Benetton utilizza tutti i 30 secondi, forse anche troppi, e allora la palla è nelle mani di Scott Skiles per un nuovo attacco del PAOK di Salonicco, che quando mancano 15 secondi alla metà del primo tempo deve recuperare due punti, 19-17 per la Benetton. Giannoulis, poi Bonner uno contro uno dalla lunetta contro Pittis, pallone scaricato subito, ancora il pallone per Anthony Bonner, e qui forse una compensazione degli arbitri. Baloyiannis, terzo fallo, e questa potrebbe essere un'altra notizia molto importante. Arrivano due cambi, seconda per Pittis e il numero 6 per coach Gomez, Nikos Bouduris, un giocatore di 23 anni che entra proprio per Baloyiannis. E abbassa ulteriormente il suo quintetto Gomez. Bouduris si occuperà di Williams e non credo che dipenda un po' da Harry graziarlo lasciandolo respirare oppure puntarlo immediatamente. Intanto D'Antoni continua a pescare dalla sua panchina, le rotazioni sono vorticose. Quinto canestro su 6 tentativi per Harry Williams, grandissima la partenza del giocatore americano. 83% fino adesso per Harry Williams, un bellissimo canestro oltretutto che gli dà un po' di ossigeno. L'attacco Benetton che recupera un altro pallone, in questo momento la difesa in maglia bianca. Williams però ha preso un colpo al mignolo probabilmente della mano sinistra, si lamenta, chiede un po' di ghiaccio, addirittura Antoni è pronto a dargli un cambio immediato per avere il suo high fly nelle migliori condizioni possibili, ma Williams rifiuta il cambio. Vedete, si sta praticamente stirando da solo il dito nel tentativo di rimettersi a posto, e adesso palleggia proprio per riprendere immediata confidenza con il pallone. Andrea Gracis per l'attacco Benetton. Esce dal blocco Andrea Nicolai, ma Stojakovic lo anticipa bene, impedisce il passaggio pulito al capitano della Benetton, che poi riceve ancora sulla destra Harry Williams. Eccolo qui contro il nuovo entrato, contro Bouduris. Gracis finisce contro Skiles, anche Gracis ha un buonissimo tiro da 3, 5 secondi per tirare, ci prova Nicolai con una penetrazione da sinistra, Stojakovic, Gracis recupera il pallone, poi va al tiro ed è bravissimo. Eccola l'esperienza di Andrea Gracis. Si è trovato vicino al canestro, il pallone gli è arrivato addosso, era stato un tap out di Stojakovic, dopo la penetrazione di Nicolai gli è arrivato il pallone. L'arbitro ha fischiato fallo, per fortuna, perché mi sembrava un'azione comunque viziata da un'infrazione di passi da parte di Andrea. Adesso, mancando Rebra, cioè, la soluzione interna è poco utilizzata dalla Benetton, che si affida soprattutto al penetra e scarica. E che qui perde un pallone in maniera un po' ingenua. Skiles velocissimo dall'altra parte. Stojakovic finta un tiro, poi ancora per Skiles. Il tiro da 3 del giocatore americano ancora a segno. Bisogna fermare Stojakovic, 2 su 4 per lui dalla linea dei 6 metri e 25. Sì, bisogna fermare Skiles, non Stojakovic. Ti sei confuso, ma Stojakovic ha dato un ottimo passaggio a Skiles, l'abbiamo visto anche un giocatore che ha la pazienza di attendere il suo momento. L'attacco lo sta facendo Skiles, che colpisce da 3 punti, ma è salita molto l'intensità difensiva del PAOK, e soprattutto il Benetton, avendo perso la dimensione interna senza Rebraccia in campo, Marconato è ancora troppo acerbo per dare preoccupazioni ai lunghi greci, si affida solo al penetra e scarica, che vive sulle capacità balistiche sia da lontano che da vicino di un Harry Williams in gran rispolvero. Bisogna che però il Benetton non si dimentichi di cercare di mischiare un po' le carte, non può fidarsi solamente al penetra e scarica. E qui c'è un altro un fallo della difesa del PAOK di Salonicco, fischiato a Giannoulis, il primo fallo del centro del PAOK di Salonicco. Andrea Gracis si occupa della rimessa in campo, Michel Gomez in piedi, d'altronde come Mike D'Antoni dall'inizio della partita. Williams cerca e trova Glenn Segunda, poi riceve ancora high fly marcato da Bouduris, che vuole tenerlo strettissimo. Lo batte Harry Williams in penetrazione, ancora un canestro per Harry Williams e ancora una straordinaria entrata del giocatore americano di Mike D'Antoni. E adesso è lui, i due nemici pubblici numeri uno sono Skiles e Harry Williams. Harry Williams sta facendo una grandissima partita, sembra quasi che Gomez abbia scelto di far segnare Williams cercando di limitare le capacità offensive degli altri. L'arbitro convalida il canestro per aver toccato il tabellone o il ferro, continua la buona scelta offensiva di Skiles, che detta bene i ritmi. Dall'altra parte Treviso ha utilizzato tanti giocatori, ma a referto sono andati solamente Williams 14,
Secunda 7 e Reperce 2. Bisogna che gli altri giocatori diventino pericolosi, perché Williamson può fare l'attacco da solo, Edoardo. Assolutamente, così come la difesa Benetton deve fare attenzione. Nell'azione precedente aveva raddoppiato su Skiles, libero Iannulis, il suo tiro, e poi comunque la palla con Anthony Bonner è finita dentro il canestro, convalidato dagli arbitri. Adesso l'attacco della Benetton, Glenn Segunda contro Stojakovic, cerca di batterlo, lo batte in effetti sulla linea di fondo, sul primo passo. Il fallo del gioiello di Salonicco è il primo fallo per Predrag Stojakovic, pochissimi falli fino a questo momento, 7:37 alla conclusione del primo tempo, 6 falli per il PAOK, 4 soltanto per la Benetton. L'anticipo di Anthony Bonner è falloso e quindi il pallone è ancora in attacco per la Benetton, che però ha evidenziato un altro problema, Francesco. Due rimesse, le ultime due palle quasi regalate al PAOK, una regalata, questa per fortuna il fallo di Bonner. Sì, non è un grandissimo momento per Treviso, che soffre perché non riesce a correre in contropiede, quindi deve attaccare la difesa schierata. Fino a questo momento solo Harry Williams a fare l'attacco, di Treviso troppo poco. Harry Williams contro Anthony Bonner dall'angolo, il suo tiro da tre non va a bersaglio, il rimbalzo poi è di Skiles che viene disturbato da Davide Bonora, una serie di passaggi dietro la schiena per Skiles per aprirsi il campo e trovare la giusto angolo, il giusto angolo di passaggio. Buduris contro Henry Williams, Bonner e Segunda si spingono in posizione di post basso, poi Bonner si gira, un palleggio, il tiro, e qui c'è il fallo di Andrea Nicolai sul rimbalzo di Iannulis, e queste sono situazioni molto molto pericolose. Bonner da quella posizione non sta mettendola moltissimo, Anthony Bonner nel canestro, e qui vediamo Jelko Rebraca contro Iannulis, cerca di prendere posizione, viene spintonato da Iannulis ma riesce a tenere la posizione. Jelko Rebraca era in un'azione difensiva, poi era andato anche a prendere l'aiuto su Anthony Bonner nell'azione precedente. Qui c'è ancora un fischio degli arbitri. Skiles continua a guadagnare falli e tiri liberi con grandissima esperienza e con veramente un giocatore scafato. Intanto è rientrato Rebraca, D'Antoni vuole un'altra dimensione al suo gioco, che mancato in contropiede non si può fidare solamente Harry Williams, che sta facendo sì una gran partita ma ha la necessità anche lui di coinvolgere di più i suoi compagni. È cresciuto l'attacco, la difesa del PAOK, l'attacco si regge sulle iniziative di Skiles, primo vantaggio dei greci nella partita. 24-23 per il PAOK di Salonicco, 6:40 da giocare per chiudere il primo tempo. Eccolo Jelko Rebraca contro Iannulis con il pallone, la sua azione è buona ed è buono anche il tiro, il canestro di Rebraca, che ricomincia a segnare subito, ed è un segnale molto importante, come abbiamo detto già più volte, che il centro di Belgrado riceva buoni palloni e poi soprattutto che possa giocare il suo uno contro uno. Qui c'è un fallo di Glenn Segunda che spinge Anthony Bonner, che era intanto partito verso il canestro Benetton. Eccolo qui Glenn Segunda, ed eccolo qui Jelko Rebraca, riceve il pallone, si appoggia a Iannulis e questa volta non tenta di prendere lo sfondamento, e qui splendido il movimento di Rebraca. E se non raddoppiano, Rebraca farà molti danni ai greci, e la dimensione vicino al canestro che D'Antoni cercava. Intanto Segunda non deve farsi ingolosire nel prestare Bonner, bisogna che lo lasci giocare abbastanza tranquillamente lontano da canestro. Già due i falli per... Sì, tranquillità, soprattutto cerchi cose semplici. Nicolai l'aveva cercata, ovvero il tiro da tre, che è la sua arma migliore. Intanto da Atene arriva una splendida notizia per l'Italia. La Telemarket è stata sconfitta dallo Sporting Atene per 81-76, ma avendo vinto di 12 punti a Roma è comunque passata al turno successivo e adesso attende proprio la vincente di questa partita. Ricordiamo che lo Sporting Atene è la squadra che ha battuto sabato scorso in campionato proprio il PAOK di Salonicco. Complimenti a Caia e a tutti i ragazzi di Roma naturalmente, ma adesso concentriamoci su questa partita. Restano da giocare 15:53, 49-38, è da un po' di tempo che il punteggio è fermo e la Benetton ha proprio bisogno anche dei punti di Andrea Nicolai. Sì, un momento in cui la Benetton fa fatica a trovare il canestro, primo fallo del secondo tempo dopo 4 minuti e qualcosa, significa che le squadre comunque difendono in maniera corretta. Abbiamo visto nell'azione precedente il Benetton, qui si perde un po' di tempo perché il parquet è bagnato. Attenzione perché Williams è a rifiatare, probabilmente vedremo un'altra fiammata di Harry dopo il riposo in panchina. Comunque Treviso deve costruire un attacco con razionalità. Rebraca è bravo a dare la palla a Riccardo Pittis, è ancora più bravo Ricky a trovare lo spazio per andare su e a depositare nel canestro il sesto punto della sua partita. Molto bravo Rebraca, ripeto, a difesa schierata Rebraca, oltre al penetro in scarica, è il perno dove
poggiare il gioco per poi creare anche degli aiuti e trovare degli spazi per penetrare o per tirare da tre punti. Intanto sull'attacco di Anthony Bonner, la stoppata, il pallone recuperato dalla Benetton. Bonora come un fulmine verso il canestro ed è bravissimo a realizzare nonostante l'intervento di Anthony Bonner. Ma sentiamo un aggiornamento da Jerry De Rosa. Sì, purtroppo Harry Williams è rientrato negli spogliatoi a farsi medicare e le cose stanno prolungando in modo preoccupante, gli stanno fasciando in questo momento la caviglia e quindi credo che stanno cercando di rimetterlo in piedi. Su un problema è una caviglia, la più classica storta, vedremo se rientrerà in campo e in quali condizioni. Quindi per il momento i due grandi protagonisti annunciati della partita sono tutti e due fuori. Qui il lavoro di Boduris e poi la stoppata. Giusto, era giusto. La rivediamo, qui il lavoro di Boduris, va dentro, seconda gli si fa davanti, tira lo stesso Boduris, sale altissimo Jelko Rebrac, ma la palla era già in parabola discendente, c'è un time out al Palaverde, 53 a 40 per la Benetton, 14 a 46 da giocare. I love this game. I love this game. Amo questo gioco. Amo questo gioco. Sabato 25 gennaio, 13:30. Charlotte Hornets, New York Knicks. I love this game. Si sta giocando l'attacco della Benetton Treviso. Nicolai riceve sull'angolo, il tiro da tre, la bomba, finalmente Andrea Nicolai probabilmente si sveglia e questo è un segnale molto importante, soprattutto dopo le notizie su Harry Williams che ci dava Jerry De Rosa. Francesco, questo può essere il momento del vero break, del vero allungo. Più 16, soprattutto frutto di un tiro a tre punti di Nicolai che l'ha messa dopo quattro padelle consecutive da tre punti e uno da due. È importante che anche Andrea dia un apporto offensivo alla squadra abituata ai suoi canestri a tre punti. Ha difeso di nuovo molto molto bene il Benetton, più 16, palle in mano, probabilmente zona se non vado errato per il PAOK. No, è a uomo. È una zona, sì, all'inizio sembrava in effetti, ma sentiamo un aggiornamento ancora da Jerry De Rosa. Sì, mentre si prolungano i tempi per Henry Williams, che non ha ancora rimesso la scarpa, stanno applicando una benda rigida alla caviglia destra di Henry Williams. L'Antonio nel minuto precedente ha chiesto alla sua squadra un maggiore coinvolgimento di Jelko Rebrac, cioè gli ha chiesto di prendere posizione molto forte sotto canestro e ha chiesto ai suoi esterni di appoggiare di più il gioco su di lui. Grazie a Jerry De Rosa per averci detto quello che era successo nel time out. Naturalmente intanto Jelko Rebrac approfitta della poca mobilità di Christos Tsekos e lo punisce, prima con un bellissimo passaggio, l'abbiamo visto, per Riccardo Pittis, adesso con un primo tiro libero che va dentro con un po' di gambe, Francesco, come si dice, e adesso un altro, e questa è la situazione tattica che abbiamo detto tante volte. Rebrac deve giocare in uno contro uno contro Giannulis per sfruttare anche il fatto della non buona serata di Giannulis contro Tsekos, perché è proprio immobile. Sì, ma credo che D'Antoni abbia le idee molto chiare. D'altronde Gomez mi sembra che gli stia dando una mano, si è dimenticato Giannulis. Credo che tra Giannulis e Tsekos ci siano due oceani di differenza come qualità di giocatore. Anche perché Giannulis ha solo un fallo fino adesso a suo carico. Bonner in angolo, lavora contro Glenn Segunda, fa un buon lavoro l'irlandese, lo tiene lì, poi Tsekos sfrutta i suoi 210 centimetri per recuperare un rimbalzo, un tiro non bello di Bonner, ma ancora una volta splendida la difesa di Segunda, una penetrazione di Boduris che scarica, arriva Riccardo Pittis che disturba la ricezione di Stefan Beck, non tocca il pallone e quindi ancora palla recuperata per la Benetton Treviso, Davide Bonora e Andrea Nicolai. Si è spento l'attacco greco, idee confusissime, Skies fermo a 14 punti che era lo stesso punteggio del primo tempo. Stanno facendo tantissima confusione, più 18, grandissima partita difensiva della Benetton.
e questo è il momento probabilmente decisivo della partita. 12:50 da giocare, Rebrac ancora contro Tsekos che lo affronta fisicamente, e qui Rebrac subisce un po' il contatto, il suo tiro è debole, guarda gli arbitri, torna comunque molto bene in difesa, rientra la Benetton, già si è disposta a ricevere l'attacco dei giocatori greci in maglia nera. Scott Skiles, bravissimo, Davide Bonora, vedete, non gli concede la visuale del canestro, non vuole farlo tirare, ancora un aiuto di Pittis, ancora una penetrazione di Bonner, l'errore sulla schiacciata, ancora per la splendida difesa della Benetton, Pittis calma, arriva però Rebrac in contropiede, infrazione di passo. Giusto il fischio di Zic, infrazione di passi, Pittis aveva cercato un passaggio schiacciato per il trailer, qui intanto Bonner voleva schiacciare, è andato fortissimo Rebrac a impedire la schiacciata, ha fatto perdere equilibrio all'americano che ha sbagliato la schiacciata e ha aperto involontariamente il contropiede. Intanto buone notizie, rientra Harry Williams, anche se non sembra proprio con un passo tranquillissimo. Harry Williams ha scambiato qualche parola con Mike D'Antoni, vedremo naturalmente se giocherà. Intanto 58-40, quando mancano 12 minuti da giocare nel secondo tempo, ancora Bonner e poi Skiles, questa volta c'è Krasic su di lui, Skiles cerca di liberarsi, va al tiro ed è bravissimo in questo caso l'americano, con un giro in palleggio riesce a trovare un buon angolo per appoggiare il pallone al tabellone. Ma sentiamo Gianni De Rosa. Sì, solo per dire che Harry Williams è stato rimesso letteralmente in piedi dallo staff sanitario della Benetton, ci hanno detto che ha un problema, un dolore al tendine d'Achille, ma dovrebbe essere a disposizione di Mike D'Antoni e se sarà necessario lo rivedremo in campo. Molto bene, grazie a Gianni De Rosa, molto bene anche Željko Rebrac, la stessa azione di prima, prima era partito da sinistra verso destra, questa volta da destra verso sinistra, non ha subito il contatto, ancora due punti per il centro di Mike D'Antoni. Sì, continua l'ottima partita difensiva qui, costringono a un tiro abbastanza rapido e pieno di paura per l'eventuale stoppata a back e vanno subito in contropiede. Nicolai prova ad ammazzare la partita a tre punti, rimbalzo offensivo di Bonora, Treviso mi sembra padrona del campo, Pauk è sceso clamorosamente in intensità, in attacco sta facendo fatica, solo 43%, il talento offensivo in questo momento della squadra greca è veramente modesto. Ancora adesso Bonora appoggia, vuole continuamente il suo centro nell'uno contro uno, qui rifiuta Rebrac, poi Bonora messo un po' in difficoltà, si alza per il tiro da tre, c'è l'errore, il rimbalzo di Tsekos, Scott Skiles, mancavano pochi secondi alla fine e qui Davide aveva recuperato il pallone, forse c'è stato il contatto sul braccio di Scott Skiles, vediamo qui l'azione, palla pulita, era pulitissimo l'intervento, probabilmente con le dita della mano destra Davide era riuscito a toccare il pallone di Skiles, ma c'è time out al Palaverde, 60-42, 10:35 da giocare. Ma dopo il time out, Gianni De Rosa. Sì, intanto la notizia è che Predrag Stojakovic sta per essere trasportato all'ospedale per una lastra al perone. Mike D'Antoni invece si aspetta dalla parte del palco una difesa molto più aggressiva, ha ridisegnato uno schema contro appunto la difesa aggressiva che potrebbe essere a tutto campo del palco. Ma intanto qui di difesa aggressiva c'è quella della Benetton che recupera l'ennesimo pallone di questa sin qui splendida partita degli uomini di Mike D'Antoni, 17 addirittura i palloni recuperati dagli uomini in maglia bianca. Naturalmente i migliori auguri a Predrag Stojakovic, un'azione di Riccardo Pittis forse un po' frettolosa, attenzione non bisogna ripetere gli errori del finale di partita di Salonicco. Skiles in attacco, finisce poi Davide Bonora in marcatura su Buduris, anzi sul numero 7, qui Tsekos si muove con una discreta agilità, è entrato Achilleas Mamazzolias, 25 anni con il numero 7 proprio per Buduris, è rientrato anche Balogiannis in campo, 60-44, 16 punti di vantaggio, 9:30 da giocare per la Benetton, 9 minuti e mezzo da gestire per Mike D'Antoni e i suoi. Rebrac ancora contro Tsekos, in uno contro uno sbaglia questa volta, tocca il rimbalzo Anthony Bonner, quel tanto che lo allunga e consente la palla recuperata ancora in attacco per Andrea Gracis. Rebrac continua a puntare Tsekos, tira col 50%, probabilmente dovrebbe cercare di giocare un po' più di agilità e meno di posizione. Intanto Gomez si affida alla panchina, spera che ne venga fuori qualcosa, sono 16 punti da recuperare e continua a tenere in panchina Iannoulis, non capisco da quale motivo. Ed ecco Željko Rebrac
questa volta non gioca né di potenza né di agilità, gioca di posizione, trova una buona posizione, un buon tiro per lui, ancora un segnale che questo giocatore giovanissimo può crescere tantissimo. Il fisico, i mezzi atletici sono straordinari, l'abbiamo visto tantissime volte su Telepiù 2. Skies, una bella finta su Gracis, l'arresto, il tiro da tre, l'errore, il rimbalzo conteso fra Mamazzolias e Riccardo Pittis, che poi ha qualcosa da dire proprio ad Achilleas Mamazzolias. Abbiamo visto anche per un attimo la tensione sul volto di Maurizio Gherardini, general manager della Benetton Treviso. Il cambio per Michel Gomez, Tsekos fuori, torna Iannulis, e anche ovviamente il signor Benetton tesissimo per questa partita, anche lui ovviamente in tribuna al Palaverde, vuole seguire fino in fondo quella che potrebbe essere un'impresa dei suoi ragazzi. Ricordiamo che chi dovesse vincere questa partita affronterà Roma, che ha contenuto la sconfitta ad Atene, quindi è passata ai quarti di finale. Pittis vince anche questa palla 2, e Pittis veramente, ho l'impressione, Francesco, che anche se ha segnato solo 6 punti non abbiamo moltissime difficoltà fino adesso a individuarlo come uno dei migliori, se non il miglior giocatore della partita. Sì, al di là delle cifre che poi alla fine dicono tanto ma non tutto, Riccardo è una presenza costante ed è necessario, è il collante per questa Benetton che continua a giocare questa pallacanestro di passing game fatta di penetrazioni, scarichi e di appoggio al centro. Qui abbiamo visto Bonora adesso che ha costruito un'azione potenziale da 3 punti, più 20 per il Benetton, pallacanestro piacevole. Eccolo qui, eccola qui la penetrazione di Davide Bonora, e poi intanto mentre ci si appresta a seguire anche il tiro libero ovviamente di Davide Bonora, c'era un gesto piuttosto eloquente di Achilleas Mamazzolias, il numero 7, che indicava ai suoi compagni le corsie centrali della difesa, come dire ci sono troppi buchi, e qui ce n'è un altro, ovvero un altro pallone recuperato in attacco per la Benetton. 64-44, adesso sono 20 i punti di vantaggio, 7:55 da giocare al Palaverde di Treviso, ritorno degli ottavi di Coppa Korać fra Benetton e PAOK di Salonicco. Pittis, l'arresto, il tiro da 2, e ancora a bersaglio Riccardo Pittis, 8 i punti per lui, ma come abbiamo detto prima una presenza vera e propria sul parquet questa sera del Palaverde. Skies, solo 44 i punti segnati dal PAOK di Salonicco in 33 minuti di gara, veramente molto poco, incredibile come si sia fermato fino a un certo punto, vista la difesa della Benetton, e ancora Pittis che tocca un ennesimo pallone indemoniato, Riccardo. Sì, d'altronde non dobbiamo dimenticarci che al PAOK manca il suo attaccante migliore, Stojakovic, purtroppo per noi anche, non abbiamo l'occasione di vederlo fino in fondo, infortunato, non rientrerà, era stato marcato molto bene da Pittis e da tutta la Benetton. Giustamente D'Antoni adesso utilizza anche la panchina e dà respiro ai suoi giocatori principali. Pittis va a tirare un po' il fiato, più 22, credo che il Benetton abbia la partita nelle mani, deve gestirla con raziocinio senza dare troppa confidenza a questi greci che ci credono fino alla fine. Tira male comunque ancora il PAOK di Salonicco, poi viene recuperato un pallone in attacco, trasformato in 2 punti, 66-46, 6:54 da giocare. Davide Bonora contro Mamazzolias in attacco, è tornato anche Dennis Marconato in campo per Jelko Rebracia, quindi Bonora, Gracis seconda, Nicolai e Marconato per il quintetto per la squadra padrone di casa. Qui un'incomprensione fra Bonora seconda e Gracis, a cui probabilmente era diretto il pallone del playmaker trevigiano, e quindi palla persa ancora. Scott Skiles in azione per il PAOK di Salonicco, cerca e trova Baloyannis marcato da Andrea Nicolai, molto lontano dal canestro, esce Anthony Bonner a ricevere il pallone, ancora Skiles, la sua penetrazione, ma c'è stato già un fallo in precedenza, il fallo è di Dennis Marconato sotto canestro, lontano dalla palla. A questo punto sono saltati tutti i piani tattici dell'attacco ellenico, credo che la partita la possano rimettere a posto solo i giochi due tra Bonner e Skiles, o le penetrazioni di Skiles, ma anche Bonner dopo un inizio molto intraprendente è scomparso dall'attacco. È fermo ai 9 punti del primo tempo Anthony Bonner, qui lo vediamo impegnato in azione, cerca e trova un compagno che tagliava sotto il canestro della Benetton, ancora un pallone che finisce oltre la linea di fondo, toccato da un uomo in maglia bianca, quindi ancora rimessa per le maglie nere del PAOK di Salonicco. Baloyannis,
Gracis, ma Mazzolias, che non trova nessuno, poi trova Skiles sotto canestro, è bravissimo Andrea Gracis a non dargli nessun angolo per il tiro. 10 secondi da giocare, Anthony Bonner si arresta, tira da fuori, non è proprio il suo tiro, questi sono i suoi tiri, purtroppo li sa prendere, in questo caso non sa prendere, rimbalzo offensivo e poi schiacciata nel canestro di Treviso, 66-48, 5-54 da giocare. Ma il Pauk è in partita ancora solamente col cuore, sono andati a rimbalzo offensivo in 5, l'hanno conquistato, se la palla fosse schizzata lunga sarebbe stato un contropiede facilissimo per Treviso. Bonner fermo a quota 9, Sky solo 2 punti, solamente 13 punti nel secondo tempo per i Grace, troppo pochi, e d'altronde tutta la squadra adesso di Treviso è gasatissima, secondo canestro a 3 punti di Nicolai. Con, nonostante Balo Giannis gli avesse praticamente messo una mano in faccia, ma un tiratore quando è ispirato, quando ha voglia di giocare, quando è convinto di quello che sta facendo, non vede niente e nessuno davanti alla sua faccia. Qui c'è ancora comunque un'azione per il Pauk di Salonico e qui abbiamo rivisto come proprio Balo Giannis sia quasi finito con la mano sulla faccia di Nicolai, poi esplode la gioia di Andrea. Nicolai torna sul campo, Zelko rebraccia, questo non è un tiro da Anthony Bonner, gli si può far fare, questa è un'azione sua, non bisognerebbe fargliela fare. Ma si sono buttati in rimbalzo offensivo come dicevo prima in 5, intanto battibecco tra Giannulis e Gomez, scuote la testa Giannulis non contento delle scelte tecniche dell'allenatore francese, continua la vendemmiana di Treviso, si diceva che Gomez e Skyle fossero un po' in dubbio nell'eventuale proseguo del campionato se il Pauk fosse stato eliminato dalla Korać, vedremo che cosa succederà. Credo che il Benetton abbia fatto una splendida gara fino a questo momento, è entrato anche il piccolo Nicolaides per mettere pressione sul pallone, ma la Benetton ha il partito in mano. Nicolai cost to cost e poi si arresta quando trova anche un fallo di Scott Skiles, aveva scaricato fuori comunque per Riccardo Pittis. Qui rivediamo uno splendido gioco fra Segunda e Pittis, splendido il taglio di Ricky, splendida la sua conclusione e adesso oltre alla sua presenza in campo Ricky comincia ad aggiungere anche 10 punti e d'altronde da un giocatore della sua esperienza c'era da aspettarselo, fuori Williams, pochi punti di Williams, la presenza di Pittis anche nelle realizzazioni. Sai, questa è una squadra e d'altronde non a caso in testa al campionato italiano e si sta comportando benissimo in Coppa. A fronte dell'assenza di Williams nel secondo tempo, 20 punti nel primo tempo, sono venuti fuori gli altri giocatori. Complimenti ad Antonio che ha costruito un complesso, non è una rappresentativa questa, ma è un gruppo di persone che giocano insieme e a turno prendono le responsabilità. Veramente un gran lavoro fino a questo momento per Antoni. Tutto facile adesso anche per Nicolai che fa l'aeroplano, si festeggia già in campo, la partita bisogna giocarla fino in fondo. 4 e 14 da giocare, sono 24 i punti di vantaggio, ma attenzione, arriva il fallo di Jelko Rebraca ed è il terzo del centro slavo di Mike D'Antoni. Tutto facile, buono il passaggio di uscita di Jelko Rebraca, buonissima la coordinazione di Andrea Nicolai, splendido il canestro, bellissimo l'aeroplano di Andrea. Qui attenzione, va al tiro da tre da lontanissimo Nicolaidis e ancora Anthony Bonner recupera un pallone, poi scarica verso Giannulis che va per schiacciare, ma c'è il fallo di Glenn Segunda che tra l'altro si fa anche male, deve aver preso una botta ai reni, probabilmente l'irlandese di Mike D'Antoni. È il terzo fallo per Glenn Segunda, una piccola discussione fra D'Antoni e gli arbitri. Si riprende quindi con il pallone in zona d'attacco per il Pauk di Salonicco, 4-0-4 da giocare, 74-50 per la Benetton. Treviso è il momento decisivo, il momento in cui stringere definitivamente i denti, chiudere la difesa e continuare a giocare in attacco così come si è fatto fino adesso, soprattutto nel secondo tempo. Mamazzolias contro Andrea Nicolai che gli dà la possibilità di andare a sinistra, il raddoppio di Glenn Segunda, grande aiuto e recupero della difesa di Treviso che si muove veramente tutta insieme, la penetrazione dal fondo del piccolo Nicolaidis e poi il canestro di Giannulis, una sorta di tap-in, e quindi c'è ancora l'attacco della Benetton. Treviso adesso la rimessa di Andrea Gracis per Glenn Segunda, sale il pressing del Pauk, altissima la difesa adesso di Michel Gomez e qui però c'è un fallo fischiato al numero 5, ovvero a Sotirios Nicolaidis. E d'altronde la pressione e la voglia di recuperare del Pauk li porta a essere aggressivi oltre il lecito, sono arrivati anche i falli, superato il bonus per il Pauk, adesso ci saranno sempre tiri liberi per Treviso. Credo che la partita
finirà con una processione da una parte all'altra del campo. Ritengo che la Benetton abbia dominato la partita anche dal punto di vista tattico, ha faticato il PAOK a rimanere in partita nel primo tempo, appena poi ha perso anche uno spento Stojakovic. Il talento offensivo non è assolutamente sufficiente per fronteggiare la migliore squadra italiana, che continua a giocare una pallacanestro molto semplice e molto difficile. Festeggia la curva dei tifosi di Treviso, Bonner riceve addirittura da tre e anche questo non è un suo tiro, ma naturalmente nel momento della disperazione si cerca qualunque cosa. Adesso l'attacco della Benetton è molto lento, molto ragionato, Pittis addirittura si incarica di portare avanti il pallone, Rebrac viene pescato al centro dell'area, va per schiacciare, forse l'intervento di Bonner era anche buono. Comunque due gesti atletici impressionanti di Rebrac e di Bonner, Francesco. Sì, adesso vediamo, mi sembrava corretta l'interferenza di Bonner, sì, sulla palla pulita forse ci poteva stare una palla in due, ma non sicuramente il fallo. Comunque l'arbitro fischiato fallo a Bonner, che continua a protestare sorridendo. Rebrac dalla lunetta aggiusta anche le sue cifre, 13 punti per lui, 20 per Williams solo nel primo tempo, in doppia cifra anche Secunda e Pittis, ma tutta la squadra nel secondo tempo è andata sulle ali dell'entusiasmo. Grande prestazione di Treviso che ci regala questa ulteriore fase che incoraggia contro gli italiani. Si va verso un derby italiano, ricordiamo Roma ha contenuto la sconfitta ad Atene, contropiede di Treviso, si arresta e va al tiro da tre Andrea Nicolai, e anche lui trova in un secondo tempo straordinario tutti i punti che non aveva trovato nel primo tempo, ma che aveva fortissimamente voluto andando al tiro più volte. 80-52 per la Benetton Treviso quando mancano 2:38 da giocare. Dicevamo, la Telemarket Roma ha perso ad Atene contro lo Sporting 81-76, ma aveva vinto al Palazzo dello Sport dell'Euro una settimana fa 82-70, quindi nel computo del punteggio Roma vince di 6 la sfida con lo Sporting Atene, e adesso nei quarti attende, non voglio ancora dirlo naturalmente Francesco, dillo, mancano 2:38, 80-52, sbaglia anche Iannulis il tiro, attende probabilmente la Benetton Treviso. No, sicuramente, attende sicuramente la Benetton Treviso che ha dominato questa partita e ha meritato la qualificazione. Peccato per Stojakovic che si è fatto male, non abbiamo potuto vedere un talento del basket europeo che non so per quanto tempo rimarrà in Europa, ma qui bisogna solamente tessere lodi alla squadra di D'Antoni, veramente una splendida prestazione di tutti i suoi elementi, anche senza Williams ha dimostrato di essere una squadra, merita il primo posto in campionato, merita anche di vincere in mezzo a questa festa. Pittis chiedeva la standing ovation, tutti in piedi, e qui giustamente D'Antoni chiama fuori il Rebrac per l'applauso, credo che sarà una passerella. E adesso probabilmente ci sarà spazio per tutti quanti, d'altronde come è giusto, giustissimo che sia a questo punto della partita. Riccardo Pittis va ancora a bersaglio anche dalla lunetta ed è veramente molto bravo. Stefano Rusconi, abbiamo sentito da Gianni De Rosa gli aggiornamenti sulla sua condizione, tutti in piedi al Palaverde di Treviso adesso per festeggiare la squadra. 82-52, addirittura 30 i punti di vantaggio, tutti ci aspettavamo una grande Benetton, probabilmente non così grande e probabilmente non un PAOK Benetton così piccolo in trasferta, anche se ha giocato tutto il secondo tempo senza Stojakovic, che però finché è stato in campo non ha fatto molto, solo 2 punti per lui. E adesso la festa è veramente straordinaria, la curva di Treviso che non ha mai smesso di crederci continua a incitare la sua squadra, non vuole che si fermino qui. Gli uomini di Mike D'Antoni vogliono veramente andare oltre il trionfo, vogliono spazzare via il PAOK da questa Coppa Korać. Skiles prova 1-5, trova alla fine il tiro del suo numero 6 Buduris, ma gli arbitri fischiano una infrazione di doppio palleggio della guardia di Salonicco, quindi ancora un pallone da giocare per la Benetton. Manca 1:57 alla fine, sempre 30 i punti di vantaggio per la squadra in maglia bianca. Bonora marcato da Stefan Beck, Secunda esce sempre marcato da Anthony Bonner, grande atleta questo giocatore, e adesso è veramente accademia quello che sta facendo la Benetton. Sì, adesso si attende solo il fischio finale, passi di Marconato giustamente rilevato dagli arbitri. Treviso spera che finisca subito, ha dominato la partita, brutta figura del secondo tempo soprattutto del PAOK, scomparsi due americani senza un'idea, credo che non saranno felicissimi i dirigenti greci dopo questa prestazione.
perdono l'obiettivo europeo i giocatori di Salonico, magari ci sarà qualche cambiamento, forse cambieranno qualcosa anche nel roster degli americani. Intanto continua la marcia trionfale della Benetton in Italia e in Europa. Sono curioso di vedere il prossimo turno, veramente una bella partita, Telemarket contro Benetton. Qui gli arbitri cadono un po' nella trappola delle sceneggiate. Siamo tutti contenti, anche il ragazzino qui davanti a noi. Splendida la sua imitazione dell'arbitro, chissà se da grande questo bambino vuole fare l'arbitro. Beh, insomma, trovare... Credo che spererà di fare il giocatore prima. Sì, anche perché probabilmente è difficilissimo trovare uno che già da così piccolo voglia fare un lavoro così ingrato come quello degli arbitri in certe occasioni. Non certo stasera, grande partita, molto corretta. Un minuto alla fine e adesso è ufficiale. La Benetton Treviso elimina il PAOK di Salonicco dalla Coppa Korać e nei quarti di finale. Giocherà contro la Telemarket Roma. Andrea Nicolai prova una penetrazione, poi si ferma, arriva fortissimo Buduris a difendere. Nicolai ancora contro Stefan Beck. 45 secondi adesso da giocare e, se ci consentite un termine calcistico, adesso Benetton naturalmente fa la più classica delle meline. Davide Bonora, una penetrazione, poi è bravo a trovare Denis Marconato sotto canestro. C'è gloria anche per il giovane Marconato. 8-4, 5-6, 26 secondi alla fine. Prova il PAOK almeno a salvare un po' di onore. Iannulis addirittura una schiacciata, si attacca anche al ferro. È probabilmente una schiacciata più che altro di frustrazione a questo punto. Iannulis ancora una volta forse dimenticato un po' troppo in panchina. Meno 10 da giocare, ancora Iannulis recupera un pallone. Fa vedere che vuole darsi tanto da fare, chiude ancora con una schiacciata, ma mancano 2 secondi. 1, è finita, 84-60 per la Benetton Treviso. Straordinaria partita degli uomini di Mike D'Antoni, soprattutto meraviglioso il secondo tempo di Riccardo Piccis e di tutta la squadra. Sì, ottima prestazione di una squadra che è stata brava a difendere, non ha mai mollato, si è divertita. Secondo me grandissima prestazione di Riccardo, veramente il collante senza grandi numeri è stato il migliore in campo. E allora sentiamolo immediatamente, Riccardo Pittis, MVP di questa partita, al microfono di Jerry De Rosa. Sono con Riccardo Pittis, 40 minuti di grande intensità, di grande concentrazione, insomma una grandissima prestazione vostra. Sì, abbiamo cominciato dall'inizio molto concentrati, soprattutto in difesa. Abbiamo giocato un'ottima partita, incredibile sotto il piano agonistico. Forse tecnicamente abbiamo sbagliato qualcosa, però eravamo troppo carichi emotivamente, quindi vanno bene anche questi errori. Il palco non ha avuto Stojakovic, ci ha avuto il secondo tempo, ma già nel primo avete dimostrato di poterlo limitare. Ma nel primo tempo aveva fatto 2 punti e nel secondo tempo noi non avevamo Williams, quindi non ci sono scuse. Adesso Roma, un bel derby per i quarti di finale. È passata Roma? Intanto sono molto contento perché è passata Roma. E secondo è sicuramente un gran bel derby. Io ringrazio e faccio i complimenti a Ricky Pittis e vi restituisco la linea. MVP dunque Riccardo Pittis, che chiude con 12 punti, 12 anche per Seconda, 14 per Rebrac, 12 per Andrea Nicolai, 20 per Henry Williams. Questi i punteggi della Benetton Treviso, 84 in totale i punteggi della squadra di casa, 16 quelli di Skiles, 2 di Nikolaidis, 4 di Buduris, 2 Stojakovic, 6 Balogiannis, 2 Tsekos, 3 Beck, 13 Bonner, 12 Giannulis, ma solo 60 alla fine della partita per il PAOK, Francesco. Sì, mi aspettavo qualcosa di più in termini di tenuta di squadra, c'è la scusa o comunque l'assenza di Stojakovic che pesa, però non vale a giustificare una sconfitta di queste proporzioni. Il Benetton ha dominato nel secondo tempo, ma già nel primo si vedeva che era la partita nelle mani. L'appuntamento intanto con il grande basket su Telepiù2 per domani sera, Eurolega, Team System Ulker e poi Alba Berlino, Stefanel, ma soprattutto per la Coppa Cora ci sarà fra Benetton Treviso e Telemarket. Anche per Jerry De Rosa e per Francesco Fischetto, un saluto e un ringraziamento da Treviso, da Edoardo Lubrano.